si risolve. Attaccanti, va bene. Zizio, Caio Sempronio. La live è partita. Perfetto. Vediamo se quando siamo in gioco rilagga. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Continua a fare dei micro lag. È proprio un qualcosa che va ad attaccare su OBS e non capisco cosa. Il drone alleato ha trovato una bomba. Ancora 10 secondi. Non riesco a capire. Ancora 5 secondi. Cioè, che roba? Abbiamo il disinnescatore. Procedere e disinnescare la bomba. Voglio fare un test. Comunque i micro lag li fa sempre comunque, quindi non è un problema dello schermo, però comunque i micro lag li fa. Chissà quale sarà il problema. Aprire. Ecco, non ci ho preso, vabbè. Hai trovato una bomba. Non riesco a trovare, a capire il discorso del micro lag. Vuol pazienza. Perso il disinnescatore. Forse dipende da Twitch. No, ma non è da Twitch, è da OBS, è da lì che mi dà il problema. Un operatore alleato rimasto. Andiamo adesso così. Però così non ha più senso. Attaccante neutralizzato. No. Adesso vediamo se così invece lagga. No, continua a laggare uguale. Ma allora scusate, ma ora è un problema di Rainbow, abbiate pazienza. Cioè, ora non è più un problema di OBS e Twitch, è un problema di Rainbow, cioè. Che tanto non ha senso la cosa. Non ha veramente senso. Adesso facciamo in modo. Adesso facciamo diversamente. Dico io. Adesso proviamo un altro gioco. Vediamo un po' dove sto cercando, che non lo trovo.
Proviamo Player a No Battleground e vediamo se fa anche con quello, perché se no, ragazzi, non ha veramente senso la cosa. Allora, adesso facciamo così, ci apro su Battleground a vedere se è un problema di Rainbow oppure se è un problema di OBS. Finestra, yep. Deve qui. Oh, almeno non sembra laggare. Partita la dovrebbe aver trovata. Ok, sta caricando. Però no, vedete, cioè, se voi ci fate caso qui su player non lagga. Cioè, allora il problema non è ma neanche mio di OBS. Il problema è di Rainbow. Di nuovo. Di nuovo, il problema è su Rainbow Six Siege. Non è su OBS, non è da me, non è Twitch, non è niente. È Rainbow Six Siege che ha problemi. È inspiegabile qualcosa. Farò magari dopo, finita la live, un controllo del cache, non lo so, perché tanto, se no non ha senso come cosa. Vai, lancia granate, stronzo. Sì, perché qui posso dire le parolacce, perché su YouTube non me le fanno più dire. Allora, il problema quindi è, cioè, è ufficiale che il problema è di Rainbow. No, non è il problema di OBS o del mio computer, la connessione di Twitch. È il problema. Cioè, oltre il danno alla beffa, non è che già basta che il gioco ha dei problemi a livello generale. No, ha problemi anche nel fare le live. Cioè, proprio. Madonna. Allora, tutti hanno preso le armi, maledetti. Datela anche a me le armi. Datemele. Dove vai? Cioè, come dicevo prima, perché YouTube non mi permette più di dire le parolacce, quindi adesso qui posso dirlo molto tranquillamente, senza problemi. Oh, maledetto. Oh, che cosa fa? Dei cazzotti, pezzi di me. Vieni qui, maledetto. Prima era così, sembra averla già sentita. Comunque, ciao Ate, ciao Tosco. Allora, quindi noi stiamo arrivando dalla base militare. So che di lanciare una base militare dove sono sempre esclusivamente tutti. Sinceramente non mi va proprio, quindi direi di lanciarci più avanti. Siamo qui, direi. Forse queste case qua. Qualcosa si trova sempre per andare forse a Milta. A Milta. Allora, vediamo un po'. E di lanciarci qua. Cosa? Ok. Ha fatto un attimo una laggata, non vedevo più niente. Mado la gente. Mado. Prima cosa subito trovare un'arma. Guardalo, guardali. Quanta gente c'è qui? Non avevo visto che era così tanta. No. No, troppa. Troppa gente. Ci fanno fuori subito. Non me l'aspettavo così tanti. No, quell'altro anche davanti mi ha sorpassato. No! Guardali! No, siamo fottuti, ragazzi. E si è già preso tutte le case, cazzo. Almeno lasciatemi una casa libera, figa. No! Ma già trovato tutte le armi belle, io no, io ho paura. Eccoli già. Kit medico, cose inutili. Fumogeno, casco. Un'arma, dammi un'arma da fuoco. Munizioni.
E niente, giustamente. Eccola, sì. Bene, bene, bene. Già, già è qualcosa. Casco, giubbetto e pistola. Oh, zaino, questo mi serve. Red Bull, granate stordenti, bende. Altro. Oh, questo lo prendiamo per simpatia. Maschera balistica. Calcio, silenziatore per pistola. Questo mi piace. Un'altra granata stordente, che non ci faremo mai niente perché tanto sono inutili. Da qui non si vede nessuno. Da qua nemmeno. Mado. Tipo di sotto. Preso. Ancora non mi posso neanche curare. Uno con la macchina fuori. Mado. Allora, la zona qui come siamo messi? Siamo anche dentro la zona, quindi bene. Grazie Shadow. Sento correre. È qui da noi, mi sa. Ok, Mado. Tensione. Metto una caga a sto gioco. Oh, eccolo. No, 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 fermo. Va là, ha preso anche lui. Via. Dai, dai, vita. Veloce. Abbiamo perso anche lei, ragazzi. Ci ha sparato direttamente in testa proprio. Prima tutto ciò che serve. Il cadavere, madonna. Però a me mi serve il silenziatore dell'altro. Quindi facciamo così per ora. Ok. Un'altra macchina. Oddio. Niente, Rainbow Six era un attimo andato via. No, Luke, perché praticamente il problema non è OBS, non è niente, il problema è Rainbow. Cioè, se io faccio live di Rainbow, lagga. Se faccio, ad esempio, PlayerUnknown, non lagga. Misteri della fede. Io però prima o poi da qui dovrò uscire, purtroppo. Questa è una cosa che mi preoccupa un po'. Perché io vorrei andare a lootare anche quello di sotto. Il problema è che. Ho paura che c'è qualcuno che mi sta camperando sotto. Foregrip, P92 sempre, colpi 9 mm. Questi possiamo anche prendere per una molto. Questo potrebbe servire. Caricatore esteso per questo, va bene. Casco come ce l'ho messo? Tanto al 100%, perfetto. Qui hanno lootato tutto. Forse però questi di qua hanno. Ma ripeto, forse. Anche se mi sta tirando delle laggate allucinanti. Per cui non mi apre neanche le porte. Ritardissimo proprio. Guarda! Cos'è sto lag? What?
che brutto server. Che brutto server. Però è strano che mi stia laggando, ad essere sincero. Sai, da Ubisoft sono alimentati da patate. Oh, ma infatti trovare una partita a 2 minuti mi ci mettevo anche prima. Ho detto, boh, vabbè. Tanto ragazzi, bisogna che andiamo così a tra virgolette a cazzo duro. Per sempre il motivo che siamo con una pistola. Là c'è un veicolo, là c'è una buggy. Quindi molto probabilmente qualcuno è lì. Ci metto la mano sul fuoco. Questo cos'è? Fucile a pompa forse. E ci metto la mano sul fuoco, qualcuno è lì dentro. Però non so, mi fa strano una buggy parcheggiata lì così, eh. Devo essere sincero. Controlliamo se hanno le porte aperte o chiuse. Questo qua sembra aversi le chiuse. Sembra che non ci sia passato nessuno. Sembrerebbe. Sembrerebbe, direi nello specifico proprio. E sarebbe buono perché vorrebbe dire che abbiamo qualcosa da lottare. No, invece qualcuno c'è, vedi? O ci sono già passati o sono ancora qui. Qui il giubbetto ce lo possiamo cambiare. E forse potrebbero essere anche ben equipaggiati per lasciare un giubbetto di livello 1. Perché per lasciare un giubbetto di livello 1 vuol dire che ti come minimo c'è un livello 2 di giubbetto. Spari a distanza. Anche i criceti si stancano, visto che sono i criceti nelle palle che fanno alimentare i server. Ah, guarda dov'è il tipo lassù. Io però vorrei la sua arma. Esigo la sua arma. Ah, proviamola, raga, tanto. Male che vada, ricominciamo un altro partito. Il discorso principale è il tipo, dove è andato? Punto di domanda. Ci spostiamo un attimo con gli stesi. È andata dietro l'edificio. No, tipo sembriamo Caveira, cavolo, con la pistola silenziata. Perché entrare non riesco ad entrare dentro l'edificio perché mi sente proprio pesantemente. Se oso aprire anche solo una porta. Il problema è che se mi viene da là mi inculo. Siamo nella merda, ragazzi. Siamo un po' nella merda. Perché qui il tipo è pesantemente armato. Cioè, perlomeno ha un fucile d'assalto, non ha una pistola silenziata. Però
Però lui da qui, se non si è accorto, non mi dovrebbe aver visto dietro un muretto. Il problema è dove cavolo è andato? Punto di domanda. Ok, potrebbe essere entrato anche lì dentro. Oppure in una delle 200 case aperte. Ok, questo è individuato ma morti di giocatori PC. Infatti. Andiamo sneaky sneaky. Sperando che in realtà non sia dentro questa casa. Madonna, Rainbow proprio. Quello è un cattore ampliato, fumogeno. Si è bloccato il gioco. Yeah, connection time out. Cos'è? Cos'è? Cos'è successo? Cosa? Così di punto in bianco. Mi vogliono male. Oggi mi vogliono male tutti. Non mi vogliono far fare una cazzo di live. Mi vogliono male tutti. Così era la connection timeout. No, ma il bello che non è. Cioè, connection timeout non è un problema mio, perché se no sarebbe stata connessione anche la live. Che tipo il server è crashato, roba del genere. Mi vogliono male. No, no, mi vogliono male. Mi vogliono fottutamente male. Tu che cazzo fai, struzzo? Dammelo, mio. Cioè, adesso stavamo facendo un'azione tipo caveira. Connection timeout. È la Ubisoft, è la Ubisoft. Oh, ciao Chiara. Messi a casalinga, però solo per seguirti. Muori, maledetto. Muori, maledetto. Ho preso te. Oddio, scusa, non volevo prendere te. E invece sì, stronzo. Muori, stronzo. Muori, stronzo. Ah no, proprio in bocca. E anche un po' anche nell'occhio. Oh, che cazzo vuoi, stronzo? Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Oh, cazzo fai, tocca il mio amico? Pezzo di merda e ti sparo nel vivo. Vado. È bello che non mi ha contato neanche i punteggi così. Così manco i punti che ho fatto, mi ha contato con le due kill. Ciao, salva. Allora, siamo ripartiti sempre dalla stessa base. Chissà se c'è ancora dentro, tipo, dentro a casa di prima, così, a random proprio. Madonna. Cioè, oggi è una giornata maledetta, davvero. Oggi è una giornata maledetta. Allora, noi possiamo riprovare come prima a rilanciarci dove c'erano tutti, praticamente. Potrebbe provare. Solo che io vedo, tipo, l'aereo che sta cagando persone a non finire. Ok, però vorrei andare magari in questo complesso qua, quasi quasi. Sai? Quel gruppo di case là voglio andare. Eccolo! Guarda! Guardalo che mi deve copiare! Maledetto! Cosa vuoi? È mia sta zona, vattene! Bestia! Come direbbe Zeb. Quel gruppo di case là vorrei andare a prendere. Andare a vedere. Io non so però dov'è il tipo. Madonna! Cos'è tutta quella gente? Via! Mio! Tutto mio! Guardalo! Guardalo! Pezzettino di merda! Che vuol venire a prendermi? Guarda lì! No, ecco, mi shotteranno pesantemente. Guarda, neanche mi corre l'omino. Cammina, passeggia. Adesso io con la fortuna che ho non troverò mai un'arma. Cioè, addirittura sono talmente fortunato che è tutto chiuso! Cosa? La sfiga proprio. Guarda, guarda che roba. Io ragazzi, guarda, ste robe non le posso vedere! Salta! Niente.
Capisco. Andiamo a vedere qui. Spero che non ci sia entrato il tipo. Allora. Via subito. Casco pistola, bene. Questo è un buon segno. Abbiamo già qualcosa per difenderci. Band, flashbang. C'è qualcosa? No. Via, corri subito, velocemente, velocemente. Red Bull, ti mette le ali. Fucile d'assalto, no, eh? Bravo, bene così, proprio ti voglio. Ti volevo qui. Colpi per l'M16. Così già mi piace di più come ragione, mi piace molto di più. Tipo sicuramente è andato in un edificio grosso. Qua è sicuramente. Momentaneamente non vedo neanche nessuno. Sento che qua su di sopra questo eh sì eh. Questo non lo posso mettere. Palestra ci faccio un cazzo, lo zaino però mi serve. E paint killer. Ci mando con un shotgun adesso. Non so se qualcuno prova ad uscire da qui. Allora, innanzitutto come siamo messi con la zona? Siamo abbastanza molto fuori siamo. Tra 2 minuti, no, bisogna che ci allontaniamo. Bisogna che ci andiamo anche pesantemente. Che se ci si chiude la zona siamo fottuti. E siamo parecchio distanti, non abbiamo un mezzo, non abbiamo niente. Spari. Stiamo andando anche storti. Ok. Chissà se riusciremo a trovare un veicolo o qualcosa. Misteri della fede. Mentre piego i panni, a cosa? Allora. Mentre non vediamo nessuno, quanto siamo ancora distantissimi. Mi serve un veicolo, mi serve assolutamente. Se no, non farò mai in tempo. Ma infatti non farò già mai in tempo. Eccola, eccola, eccola. Una moto, una moto. Ciao, c'è il live. Sì. Dai, dai, la moto. Dai, 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 corri! La sidecar. No, tipo, Luke, no, non riesco oggi, abbi pazienza. Non ti ho scritto perché sono in live, giustamente non posso risponderti, sono in live. Però comunque no, non riesco oggi. Vai, sali, via, veloce. Ah, corri. No, siamo lontanissimi. Cioè, dobbiamo essere fortunati che nessuno ci spari, oltretutto. Che siamo, non è che siamo con la macchina per male abbastanza riparata, no, con la moto.
Oddio. Via. L'albero. Madonna. Alte velocità in mezzo ai boschi. Che se lo fai nella realtà ti schianti dopo 2 secondi. Quanto siamo? Ancora ci manca un po'. Poterla parcheggiare anche qui per adesso. Comunque siamo anche abbastanza vicini. Allora qua sopra c'è anche un gruppo di edifici. Là c'è un drop. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa di interessante che possa servire. Uno zaino livello 2 che non fa mai male. Quella cos'è? Una scodella o un elmo? Macete, vabbè, lo prendiamo uguale. E caricatore esteso per la pistola, che questo è abbastanza utile. Pantaloni che non ci servono, vabbè. Allora, muoviamoci un attimo, cerchiamo. Oh, qua sotto c'è Pochinki, merda. Ma non mi ha visto. Cioè non mi ha visto veramente. O mi ha visto ed è fuggito. Bella domanda. Oh, qua sotto c'è Pochinki. Cos'è? Oddio! Non se riusciamo a prenderlo. Ripararci là dietro. Abbastanza ferito. Però non è morto. 2 colpi li ho tirati almeno. Spero che sento spare da sinistra. Ah, è dentro l'edificio, lo vedo. È dentro il capannino. Andiamo avanti. Queste case saranno già lottate. Chissà. No, 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 no. Deve entrare assolutamente dentro. E dai, e vabbè, recinzione lunghissima in cui non puoi scavalcare. No, no, il bombardamento no. Via dentro casa. Al riparo. C'è un altro zaino a livello 2. Qua siamo per caricatura per la pistola, cosa che non ci interessa.
Ma si sta chiudendo anche la zona, si sta chiudendo. Madonna, chiude la zona e bombarda il gioco. Del tipo voglio vedere la gente morta. Il problema è che io non c'ho manco una veste. Mado. Ma di nuovo. Devo correre velocemente. Attimo la raffica perché non si sa mai. Questo c'è qualcosa di interessante, ma mi vedo che questa però l'hanno lottata. Oh, questa sensazione. Qua già qualcuno ci è passato, invece. Però delle bende fanno sempre comodo. Tra 1 minuto e 40 però parte il timer che si restringe la zona e noi siamo già dentro in teoria. Sì. Già questa è una cosa. Madonna, sta esplodendo. Mi sta esplodendo casa. Chissà alla fine che tipo di fine ha fatto. Qui era nessuno, no. Non arriva nessuno. Di qua. Sembrerebbe di no. L'area si restringe tra 1 minuto. Mado, tesa? Tesa questa partita? Continuo bombardamenti. Ciò te lo fanno quando la gente tipo sta camperando. In zone dove c'è molta gente anche. Tanto se stai dentro l'edificio di solito sei al sicuro. Io non vedo. Oh, là c'è un drop. Bello, però troppo distante, cavolo. Se mettessi anche minimamente la testa fuori da qui, secondo me mi ammazzano. Ma proprio pesantemente. Senza tanti perché poi. Che se vedi, se l'M16 trova anche il silenziatore, io ero a posto. Il silenziatore alla grande stavo. Posto. Come giusto che sia. Adesso voglio anche andare a lottare. Ci provo. Che c'è il metto livello 3. Io questa non l'ho guardata la porta. Oh, è questo? Ah, l'olografico. Questo. Qua ci fatto. Ci provo. Questa roba mia. Caricatore, granate, police vest. Ah, vedi. L'M416.
poi mettiamo il 2x. Bug in teoria noi ce l'abbiamo anche, quindi il discorso è partire subito oppure no, perché dobbiamo passare per Pochinki ed è un rischio non grosso. Ecco, adesso ci bombardano anche, quindi naturalmente non ci muoviamo più adesso. Se c'è un silenziatore anche meglio. Ora io non vedo passare solo, spero che non mi distruggo nel buggy con l'esplosione. Ah, la KM, madonna. Non vedo niente. Niente nessuno. Perché praticamente dovrei fare il giro abbastanza largo per riuscire ad entrare nella zona. Perché vorrei passare di lato. Ecco, c'è praticamente questa o per di qua o per di qua, in modo da evitare Pochinki, perché sono dentro Pochinki, essendo molto vicino alla zona, secondo me c'è un sacco di gente. Posto, non abbiamo più neanche la buggy. Bene. Che cazzo di sfiga. Perché? Ah, no, è lì. Ok. No, 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 no. No, dai, ma gli ho sparato! No, che sfiga! Che sfiga! L'ho beccato anche in testa, non avevo manco l'elmetto. Buongiorno, battaglione San Marco. Madonna mia! Che colpo, non me l'aspettavo che fosse lì. Cioè, pensavo che dietro di noi non c'era più nessuno, vabbè. Peccato, 2 kill siamo portati a casa e... E vabbè, dai, riproviamola. Cavolo, porca troia, gli ho sparato anche in testa. E che lì è tutta una frazione di millesimi di secondo. Per me, se mettevo l'M416, l'avrei ucciso. Sicuro, sicuro. O perlomeno se avessi messo la raffica, che in quella frazione di millesimi di secondo non sai cosa fare. Ho provato ad andare in pre-fire sperando che i colpi trapassavano il bug, ma non sono passati. Però un colpo in testa gliel'avevo dato. Maledetti, era mia quella kill. Ma sono sudato quelle cose che avevo trovato. Il Thompson, dammelo. Cioè, per chi gioca questo gioco? A Battleground, avete notato anche voi che è tipo parte a raccogliere armi? Così, tipo. Bene. Ciao ragazzoni, è arrivata la mafia. Adoro. Posto, ho finito di giocare. Via. Ah! Vado. Ah, le già ammazzate. Gente che prende fuoco. Cosa? Oh, maledetto. Dammi là. Guardate, viene fatto su tutta l'area rossa, ovvio che sei dentro un edificio sopravvivi. Beh, oddio! Dipende, ovvio, dipende dal tipo di gioco. Non è detta, cioè potrebbe anche essere che magari un domani fanno una cosa del tipo gli edifici si crollano. Di conseguenza, se c'è un bombardamento sopra il tuo edificio, se casca l'edificio muori. Cioè, non è detta. Cioè, non è una cosa scontata che sei dentro l'edificio, ovvio che sopravvivi. Dipende dal gioco, c'è anche il gioco che magari col bug casca un'esplosione sopra, anche chi è dentro muore. Non è una cosa ovvissima. Cercherò sulla posizione dell'area, ma un'area nella mappa che sarà in bombardamento. Sì, quello sì. Riproviamo sempre lì. Quanta gente si è già lanciata? Bene. Troppa gente. Andiamo verso Yasnia, quel cazzo. Si potrebbe passare proprio anche quasi sopra. Tipo ora. Mi sono lanciato qui, ma spero che non ci sia tanta gente. Sperando.
Una volta dentro una casa ero vicino a una porta, ecco, vedi, infatti. Non è, non so, la cosa è ovvia. Che se dentro un edificio sopravvivi, non è detta. Ma per male, lì di solito quando c'è un bombardamento cerchi di stare dentro le stanze, principalmente. Cioè, dentro le stanze nel senso al centro di una stanza, in modo da evitare finestre e via dicendo. Ma andiamo agli edifici grossi, che di solito ci trova tanta roba carina in edifici grossi. Di solito. Con la fortuna che ho, evidentemente potrei anche non trovare niente, sia chiaro. E se riuscissi a trovare anche subito una bella armetta. Tipo questa, esatto, esatto. Tipo questa proprio. Guarda, non mi potevi... Siamo a posto, qui non c'è niente. Mi sa che c'è qualcuno di sopra. Per ora prendo la revolver, anche se non è che mi piaccia più di tanto, sinceramente. Anche se non mi piace più di tanto, per ora ci accontentiamo. Piede di porco, che non mi servirà mai a niente. Mi sa che c'è qualcuno di sopra. Non vorrei che si fosse lanciato quel paracadute di sopra. Oh, è il metro livello 2 questo, sì. Non so manco dove sono riuscito a prenderlo, a vederlo, ma... qui non c'abbiamo niente. Qui vuoto. Zaino, ci sta. Bene. Buon fucilazzo a pompa. Scontri ravvicinati. E adesso se avessi una veste sarei anche a posto. C'è ben qualcuno di sopra. Questa sezione che qua su c'è più veramente. Non vorrei anche lì dentro. Stronzo. Pare venirmi a rubare le cose mie. fucile a pompa. Prendiamo i colpi. Non ce l'ho manco niente. Sono mie ste cose. Maledetto. Ladro di oggetti altrui. Oh. Questo ci potrebbe servire, questo ci servirà. Oh, soppressore, caricatore bene, ci prendiamo anche sta pistola perché quest'altra non rotta il cazzo. Che non mi piace, qui il fucile a pompi, mettiamo questo. Il fucile a pompi abbiamo messo i colpi, giusto, sì. Questo qua non vorrei che mi avesse sentito anche lui che probabilmente è uscito perché non, è che non aveva finito di lottare. Allora io vorrei fare una prostrazione di fuori, però so che è pericoloso, ma bisogna che controllo che... Voglio controllare se ci sono gli altri edifici. Aspetta, noi come siamo messi con la zona giusta? Ah, madonna. Non vedo momentaneamente nessuno, nessuno. Sono sentito però. Quello se ne sta andando. Thank you.
zone, abbiamo detto, non ce ne frega assolutamente niente. Di qua si usciva, no. Di qua neanche. Madonna, non ci sto capendo più niente. E mi blocco negli angoli. Ah, perché siamo ancora di sopra, ecco perché. Proviamola, sperando che nessuno ci spari. Ok, bisogna che lottiamo. Che altri edifici vuole andare? Un altro scar. Prendiamo i colpi. Tanto avere due scar senza neanche le ottiche serve veramente poco. Mi servirebbe delle ottiche perlomeno. Meno un'ottica. Tito una macchina. Macete, che sicuramente sarà meglio. Colpi pistola e silenziatore pistola, questo mi piace. Fumogene, colpi per la pistola che non mi servono momentaneamente. Cioè, perlomeno questi sì. Qui cosa abbiamo? Kit medico, bene. Altro kit medico, veste, colpi per fucile a pompa. Bene, bene, mi piace questa cucina. E ho notato anche un qualcosa che me lo dà. Ah, vertical grip, perfetto. Mettiamo la raffica perché non si sa mai. C'è automatica, non raffica, scusatemi. Che io ho sentito dei rumori che non mi sono piaciuti. Eccolo qui che ti volevo. Proprio qui che ti volevo. No, la veste livello 1. Pirla. È proprio qui che ti volevo. Allora, abbiamo il caricatore steso anche qui. Abbiamo anche il compensatore che però non ci va. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, perfetto. Ora le cose che ci mancano sono le ottiche. Elmetto livello 2, sempre che già ci abbiamo. Caricatori che non ci servono. Ampliate che già ce l'abbiamo. In questo caso mi servirebbe veramente veramente. Però no, però adesso bisogna che ci muoviamo perché ci sta chiudendo la zona intorno. No, parte sbagliata, parte di qua devo andare. Adesso abbiamo un sacco di strada da fare. Sperando di riuscire a fare in tempo poi. Ciao, ciao battaglione, buon pranzo. Non c'era neanche uno straccio di veicolo proprio. Qui è rischioso un sacco, in campo aperto è rischiosissimo. Ecco, infatti. Ecco, questo che volevo. Prima che so che adesso tiro e metto la testa fuori, mi sciottano. Via, devo correre per forza. Tanto se non è dentro cazzi suoi. Bene, Yop è ben arruolato.
Ah, guardalo adesso corre, stronzo. Ti inculi. Con la 1070 dell'Asus, la GeForce, per esattezza. La zona ci sta raggiungendo, però noi comunque siamo abbastanza vicini alla zona, quindi non dovremmo morire. Non dovremmo morire. Anche perché comunque è la prima, quindi non dovrebbe far tanto danno. Però sai. Più che altro è quello stronzo dietro. Sperando che non gli venga in mente di inseguirmi e spararmi. Dai, che siamo vicino alla zona, dai. Dai, corre. Prima provo a raggiungere tipo un'altura. Se riuscissi. Naturalmente. Se non c'è il tipo dietro che mi appare, mi spunta e mi ammazza. Perché l'ho rivisto dietro un'altra volta. Non so se anche voi ci avevate fatto caso. C'è il mio Mino che è sfinito. Perché dopo chilometri e chilometri di camminata, poverino, giustamente. È stufo. Quindi io direi di mettermi qua. Forse anche un pelo qua più indietro. Intanto mi ricuro. Eccolo là, guardatelo. Ti sposti? Ti sta bene, maledetto, ti sta bene. Impara a rompere le balle sempre. Mentre c'è gente che va in giro, cerca di fuggire, te devi rompere le balle. Ti sta bene proprio. Maledetto. Tutto alto i settaggi sono. Ti sta bene, maledetto. Impari. Sfacciato e maleducato anche. Adesso ti lutto anche. Guarda, c'è anche la cappa. Guarda che roba. 4 kit medici. No, 1-4. Ma perché non me li prende adesso? Ah, silenziatore. Me lo chiedi. Me lo chiedi. Io provo a preferire la K anziché la M16 quasi quasi. Perché non me li prende? Facciamo due, me ne prendi? No, non mi prende i kit medici. Ma perché non me la prende sta cosa? Per pistola. Ma mi prende i kit. Sono pieno? Boh, strano. Ah, uno me l'ha preso. 10. Non me li ha presi. Ah, forse sono pieno. Abbiamo tutti questi cazzi di smoke grenade. Dammi sti cazzi kit medici. E i colpi per la K che mi servono questi. Devi far così. Ok, perché preferisco la K sinceramente in confronto alla M16, sì, è chiaro. Per questo che ho fatto questo tipo di scelta. Allora, siamo di nuovo distanti, abbiamo. Cosa? Cosa si sta restringendo? No! Cosa? No! Non mi sono accorto del tempo, no! Dai, non ci credo mai. Dai, ma sei cattivo, mi vuoi proprio far del male. Mi sono accorto, che coglione. Giusto, grazie Ava. Non mi ricordavo quello di levare X con l'arma che corre più velocemente. Ti ringrazio.
Dai, fammi trovare un veicolo adesso, se no non ci arriverò mai. Un faro, il pezzente. Guardalo, niente! Quanto sono distante, chilometri, sì, chi ci arriva? No, siamo fottuti, ragazzi. Cioè, è perso proprio da coglioni. No, ammetto, proprio da coglioni. Vediamo se riesco a fare in tempo a curarmi. E vaffanculo. Colpito un paio di volte, ma uso un painkiller. Purtroppo il painkiller non ce l'ho. Quello è il problema. Madonna, anche il tipo mi sa che è distante un sacco. Che non c'è un veicolo, non c'è. Via. Un altro kit medico. Vai. Andremo avanti così praticamente. Ok, via, ricorriamo. È il problema che c'è anche la zona di bombardamento, cioè come se non bastasse. Ah, fate la cazzata a sparare al tipo, ma ci ho provato. Spero che muoia nella zona. Spero che non arrivi alla fine. Madonna, quanto è distante. Non ci sarà qui tipo un veicolo abbandonato, molto caruccio. Ah, guarda, ha trovato il tipo il veicolo, maledetto. Usiamo il medikit. Che spreco di medikit, però. Ah, si è fermato a zona? Bene! Bene! Ce l'abbiamo fatta! Tipo mi sa che quello che ha preso il veicolo si è proprio dileguato pesantemente. Faremo un energy drink. Bender, posso soffrirne? Sì, perfetto. Siamo però un po' troppo in campo aperto, ragazzi. 40 secondi per andare in un'altra zona. Che è dall'altra parte! Ah, e come ci arrivo io? No, io guarda, lo odio quando è dall'altra parte, che nell'isola militare, perché non ci arriverai mai nella tua vita. Perché tanto camperò nel ponte, camperò. Vai nuoto, ti passano sopra con le barche, tipo. E adesso in 22 secondi devo riuscire almeno ad arrivare alla costa. Almeno la costa. È che non c'è un veicolo. Se c'era un veicolo, prendevo il veicolo e me ne andavo via. Proprio a casa me ne andavo. No, non ho sbagliato tasto, scusate. Cappella mia. Già si sparano. Siamo distanti anche dalla costa. Non c'è una jeep, una moto, una macchina, un crocefisso, boh. Ah, quella cos'è? Uno con la barca. Fortunello. Ah, lì c'è un buggy. Potrei provarla. Ragazzi, dai, la provo. Tanto è l'ultima speranza. Dobbiamo proprio correre per il ponte senza neanche voltarci. Proviamola. Madonna, ripresa zero sta macchina.
Infatti già mi sparano. È l'altra Jeep. Ora abbiamo una zona davanti che si sta chiudendo mano a mano. Si è fermata. Tipo qua Jeep non so assolutamente dove sia andato. No, qua c'è la Jeep, c'è il tipo. Mado. Madò. Mette automatico questo, va. Ok, massimo della vita. Tipo dov'era? Che non mi ricordo più già. Era là, da quelle parti là. Che mi ha sparato. Però non vedo più neanche la sua Jeep. Quello è il problema. Ma non entro, siamo già dentro la zona. Proprio al limite. Potremmo provarcela. Da campare qui non metterò il Dropbox sopra, perché sennò sono fottuto. Perché la gente verrà tutta qui, mi devastano. Guarda, si gratta anche le gambe. Sono anche degli spari, però. Allora, io mi ricordo, avevo visto la Jeep lì e sono sicuro che era il tipo, perché era davanti a noi. Tanto che si sta sparando a distanza, verso sinistra, quello non mi interessa. Più che altro anche dietro. Potrebbe essere un problema, però in teoria magari uno non ci fa neanche caso. Io quello voglio aspettare, quel tipo lì. Adesso si chiude la zona, dovrebbe uscire, infatti. Siamo riusciti col prenderlo finalmente, quel bastardo. Cazzo ragazzi, col silenziatore è una figata. Nuoto, nuoto, se no sono si è spacciato al punto. Ho letto adesso, vabbè, siamo stati fortunati a trovare un buggy e tipo lanciare, fiondarci. Che se però sai cosa farei io, aspetterei ancora qui, nella zona. Dei passi. Che non vorrei che ci fosse qualcuno che ritorna su. Che è in ritardo. Anche se sembra di no. Ok. Bene, andiamo avanti. Tra un minuto e 40 si richiude la zona. Quindi ci dobbiamo muovere. 11 vita. Pesante. Perché non vorrei che ci fosse anche qualcuno che se la sta camperando da qualche parte. Che anche noi non è che siamo messi benissimo a livello di vita. Dentro la zona. Sento degli spari sulla destra. O quello laggiù. Oh no no no. Cecchino SKS. Me lo sentivo. Era troppo bello per essere vero. Vabbè,
Capita, capita, ragazzi. Io non si può sempre vincere. Abbiamo fatto 4 kill addirittura. È andata bene, dai. E poi ci hanno inculato. Non so neanche dove è arrivati i colpi. Penso da dietro, ma non ne sono sicuro. E vabbè, ci sta, ci sta. Succede. Invece almeno sei camperanno sicuro. Palla, infatti. Ma tanto quando si arriva a Chiara a quei numeri in cui si è rimasti in 10, lì vai per camperare. Ecco, ho fatto la cazzata io che ho voluto provare a uccidere il tipo quando potevo tranquillamente infischiarmene, ma avevo paura che avesse un fucile di precisione, che poi alla fine non mi ha ucciso lui, ma ha ucciso un altro. Quindi, infatti c'era un altro con un altro fucile di precisione. Quindi. E niente che dire, ragazzi. Allora concludo questa live qui per adesso. E quindi, se siete nuovi e quindi non mi conoscete, ragazzi, vi consiglio di seguirmi qui su Twitch. Quindi iscrivervi qui su Twitch e di iscrivervi anche al mio canale di YouTube, che troverete probabilmente nella mia pagina, anche il canale del mio canale di YouTube. E per le prossime live adesso vediamo, ragazzi, cosa fare. Cercherò di sistemare per Rainbow, perché Rainbow non mi funzionava oggi e tanto. È così. Quindi niente, ragazzi, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, buona giornata. E ci vediamo alla prossima. Ciao raga, buona giornata.